vi protegga il Signore dal suo santuario, da Sion vi sostenga, compia i desideri del vostro cuore e confermi pienamente il vostro proposito. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Luca e Alessandra, la Chiesa partecipa alla vostra gioia ed insieme con i vostri cari vi accoglie con grande affetto nel giorno in cui, davanti a Dio nostro Padre, decidete di realizzare la comunione di tutta la vita. In questo giorno per voi di festa, il Signore vi ascolti, mandi dal cielo il suo aiuto e vi custodisca, realizzi i desideri del vostro cuore e esaudisca le vostre preghiere. Riconoscenti per essere divenuti figli nel Figlio, faremo ora memoria del battesimo, dal quale come da seme fecondo nasce e prende vigore l'impegno di vivere fedeli nell'amore. Diciamo insieme: noi ti lodiamo e ti rendiamo grazie. Noi ti lodiamo e ti rendiamo grazie. Padre, nel battesimo del tuo Figlio Gesù al fiume Giordano, hai rivelato al mondo l'amore sponsale per il tuo popolo. Noi ti lodiamo e ti rendiamo grazie. Cristo Gesù, dal tuo costato aperto sulla croce, hai generato la Chiesa, tua diletta sposa. Noi ti lodiamo e ti rendiamo grazie. Spirito Santo, potenza del Padre e del Figlio, oggi fai risplendere in Alessandra e in Luca la veste nuziale della Chiesa. Noi ti lodiamo e ti rendiamo grazie. Dio onnipotente, origine e fonte della vita, che ci hai rigenerati nell'acqua con la potenza del tuo Spirito, ravviva in tutti noi la grazia del battesimo e concedi a Luca e Alessandra un cuore libero e una fede ardente perché, purificati nell'intimo, accolgano il dono del matrimonio, nuova via della loro santificazione. Per Cristo nostro Signore. Rimaniamo lì in piedi, verremo aspersi con l'acqua benedetta in ricordo del nostro battesimo. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti rendiamo grazie, ti rendiamo grazie, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo è il Santo, tu solo è il Signore, tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Ascolta, Signore, la nostra preghiera ed effondi con bontà la tua grazia su Luca ed Alessandra,
perché unendosi davanti al tuo altare siano confermati nel reciproco amore per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Adesso ci sediamo e ci mettiamo in ascolto della parola di Dio. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi l'amore, sono come un bronzo che risuona o come un cembalo che tintinna. E se avessi il dono della profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza, e possedessi la pienezza della fede così da trasportare le montagne, ma non avessi l'amore, non sarei nulla. E se anche distribuissi tutte le mie sostanze e dessi il mio corpo per essere bruciato, ma non avessi l'amore, niente mi gioverebbe. L'amore è paziente, è benigno l'amore, non è invidioso l'amore, non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si compiace della verità. Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. L'amore non avrà mai fine. Parola di Dio. Diamo grazie a Dio. Mostraci, Signore, la tua via. Mostraci, Signore, la tua via. Mostrami, Signore, la tua via, perché nella tua verità io cammini. Donami un cuore semplice che tema il tuo nome. Mostraci, Signore, la tua via. Ti loderò, Signore, Dio mio, con tutto il cuore, e darò gloria al tuo nome sempre, perché grande con me è la tua misericordia. Mostraci, Signore, la tua via. Ma tu, Signore, Dio di pietà, compassionevole, lento all'ira e pieno di amore, Dio fedele, volgiti a me e abbi misericordia, dona al tuo servo la tua forza. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: voi siete il sale della terra, ma se il sale perdesse il sapore, con che cosa lo si potrà rendere salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo. Non può restare nascosta una città collocata sopra un monte, né si accende una lucerna per metterla sotto il moggio, ma sopra il lucerniere perché faccia luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli. Parola del Signore. Spasiva, God, only this. I can say only this. But welcome to all in this church.
to celebrate this wedding, wonderful wedding, because Alexandra and Luca want to follow God in this way, inside the love would never end. Only this because I don't speak very well, so I speak in Italian now. Allora, niente, dicevo, sono contento, ecco, di avervi qui con noi, celebrare questa Eucaristia. È un grazie, è un spasiba, grazie al Signore. Eucaristein in greco vuol dire grazie. Noi ringraziamo il Signore per il dono dell'amore. The gift of the love. È un dono di Dio l'amore. E voi vi siete incontrati, il Signore così ha voluto. Per noi credenti non esiste il caso. Non è un caso che vi siete conosciuti. Per noi c'è un progetto, una strada, way, la via di Dio. Non è appunto un caso, c'è una volontà che voi potete vivere insieme, seguendo anche le vostre volontà. Voi siete qui, siete venuti qui volontariamente. La vostra volontà, your will to go here, venire qui, to say yes, per dire sì alla vita e alla vita insieme, all'interno di questo amore che è la cosa più preziosa. La prima lettura che avete scelto, presa da una pagina bellissima della lettera di Paolo ai Corinzi, ci parla proprio di questo. C'è San Paolo che a un certo punto vede i Corinzi che sono presi da tante cose belle, però alla fine si confondono e non capiscono più cos'è la cosa più importante. Allora San Paolo dice, guardate, se anche aspirate alla via più bella di tutte, le cose più preziose, guardate le cose migliori, e io vi indico la via migliore qual è? Se anche io parlassi, se anche conoscessi la fede, avessi la fede più grande da spostare le montagne, o dessi il mio corpo per essere bruciato, ma non avessi l'amore, io sono nulla, sono come un cembalo che tintinna, un bronzo che risuona, non servirei a niente. Tutto passa, dice San Paolo, l'amore no, l'amore stay, the love stay forever. So you choose the remain, la cosa che rimane. E Dio, noi non lo vediamo, we can say Dio, sì, Dio. But we can see Dio, God, in your life, in your love. E voi siete testimoni della presenza di Dio. Intanto per voi stessi, amandovi, voi incontrate Dio. E poi anche per noi che siamo qui, perché diventate appunto un segno. Avete scelto il Vangelo, una pagina del Vangelo in cui Gesù ci racconta che noi siamo la luce, light. We are the light, the God, the love, the world. Siamo la luce del mondo. E questa luce si deve vedere. E voi oggi manifestate questa luce che avete dentro, no? Questo amore che è segno dell'amore di Dio per voi. Quindi voi siete una luce da vedere, una luce di Dio che cammina. Noi con questa luce possiamo andare avanti, anche quando c'è notte, non abbiamo paura perché noi siamo figli della luce. Nella vita voi sarete accompagnati dovunque vi troviate, qui a Palermo, a Londra, a Praga, in Russia, non importa dove. Voi sapete che il Signore vi prende per mano, così come vi tenete voi, c'è anche la sua mano. The hand of God in your hand, too. Vi accompagna sempre, vi prende per mano e vi indica la strada della vita, della pienezza. Seguite la via dell'amore, questo state facendo, e la vostra luce risplenderà, ecco, questa gioia che oggi vivete può essere rinnovata ogni giorno, perché oggi magari è anche facile dire di sì, ma il sì potete viverlo ogni giorno, day by day, the light of God vi accompagna, I don't speak very well, so. Ma veramente vi auguro di poter sentire la sua presenza. Mentre c'è questo affetto che vi accompagna dalla parte delle persone a voi care, sentite tutto l'amore di Dio per voi e consacratevi a Lui. In questo amore, ripeto, che è la scommessa della vita, perché tutto, ripeto, passa.
tutto diventa secondo, ma l'amore no, l'amore rimane per sempre. In questo amore voi vi consacrate. Auguri, buon cammino. E ora io mi sto zitto, neanche meglio, e parlate un po' voi. Auguri ancora. Carissimi Luca ed Alessandra, siete venuti nella casa del Signore davanti a me, ministro della Chiesa, e davanti a questa comunità, perché la vostra decisione di unirvi in matrimonio riceva il sigillo dello Spirito Santo, sorgente dell'amore fedele e inesauribile. Ora Cristo vi rende partecipi dello stesso amore con cui egli ha amato la sua Chiesa, fino a dare se stesso per lei. Vi chiedo pertanto di esprimere le vostre intenzioni. Luca ed Alessandra, siete venuti a celebrare il matrimonio senza alcuna costrizione, in piena libertà e consapevoli del significato della vostra decisione? Sì. Sì. Siete disposti, secondo la via del matrimonio, ad amarvi ed onorarvi l'un l'altro per tutta la vita? Sì. Sì. Siete disposti ad accogliere con amore i figli che Dio vorrà donarvi e ad educarli secondo la legge di Cristo e della sua Chiesa? Sì. Sì. Alla presenza di Dio davanti alla Chiesa qui riunita, datevi la mano destra ed esprimete il vostro consenso. Il Signore, inizio e compimento del vostro amore, sia con voi sempre. I, Luca, take you, Alessandra, to be my wife. I promise to be true to you in good times and in bad, in sickness and in health. I will love you and honor you all the days of my life. I, Alessandra, take you, Luca, to be my husband. I promise to be true to you in good times and in bad, in sickness and in health. I will love you all the days of my life. Il Signore onnipotente e misericordioso confermi il consenso che avete manifestato davanti alla sua Chiesa e vi ricolmi della sua benedizione. L'uomo non osi separare ciò che Dio unisce. Amen. Adesso arriveranno qui all'altare le fedi nuziali. Perfetto, bravissimo. Okay. Signore, benedisci questi anelli nuziali. Gli sposi che li porteranno custodiscano integra la loro fedeltà, rimangono nella tua volontà e nella tua pace e vivano sempre nel reciproco amore. Per Cristo nostro Signore. Alexander, take this ring as a sign of my love and fidelity, in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Adesso, mentre l'assemblea si mette all'impiedi, invito Alessandra e Luca a mettersi in ginocchio. Per la benedizione facciamo un attimo di silenzio, preghiamo per loro.
O Dio, con la tua onnipotenza hai creato dal nulla tutte le cose e nell'ordine primordiale dell'universo hai formato l'uomo e la donna a tua immagine, donandoli l'uno all'altro come sostegno inseparabile, perché siano non più due, ma una sola carne. Così hai insegnato che non è mai lecito separare ciò che tu hai costituito in unità. O Dio, in un mistero così grande hai consacrato l'unione degli sposi e hai reso il patto coniugale sacramento di Cristo e della Chiesa. O Dio, in te la donna e l'uomo si uniscono e la prima comunità umana, la famiglia, riceve in dono quella benedizione che nulla poté cancellare, né il peccato originale né le acque del diluvio. Guarda ora con bontà questi tuoi figli che, uniti nel vincolo del matrimonio, chiedono l'aiuto della tua benedizione e fondi su di loro la grazia dello Spirito Santo, perché con la forza del tuo amore diffuso nei loro cuori rimangano fedeli al patto coniugale. In questa tua figlia, Alexandra, dimori il dono dell'amore e della pace e sappia imitare le donne sante lodate dalla Scrittura. Luca, suo sposo, viva con lei in piena comunione, la riconosca partecipe dello stesso dono di grazia, la onori come uguale nella dignità, la ami sempre con quell'amore con il quale Cristo ha amato la sua Chiesa. Ti preghiamo, Signore, affinché questi tuoi figli rimangano uniti nella fede e nell'obbedienza ai tuoi comandamenti, fedeli ad un solo amore, siano esemplari per integrità di vita, sostenuti dalla forza del Vangelo, diano a tutti buona testimonianza di Cristo. Sia feconda la loro unione. Diventino genitori saggi e forti ed insieme possano vedere i figli dei loro figli e dopo una vita lunga e serena giungano alla beatitudine eterna del Regno dei Cieli per Cristo nostro Signore. Adesso, mentre Luca ed Alexandra si mettono in piedi, noi facciamo loro un applauso. Gli auguri. Grazie. Thank you very much. Invochiamo Dio nostro Padre, sorgente inesoribile dell'amore, perché sostenga Luca ed Alexandra nel cammino che oggi hanno iniziato. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore. Il suo amore, in quanto dono, è offerto a tutti e il nostro compito è quello di accettarlo e di viverlo. Signore, aiuta gli sposi e tutti noi a comprendere il segreto di un amore che non ha riserve e che trova piena realizzazione nella famiglia. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per Luca e Alexandra, la grazia del sacramento che hanno ricevuto dia loro conforto nelle difficoltà e li custodisca nella fedeltà. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. For Luca and Alexandra, now united as a family, may the Holy Spirit support them and reinforce their union by offering them a joy and light always. For this, we pray. Ascoltaci, o Signore. E fondi, Signore, su Luca e Alexandra lo spirito del tuo amore, perché diventino un cuor solo e un'anima sola. Nulla separi questi sposi che tu hai unito e ricolmati della tua benedizione, nulla li affligga, per Cristo nostro Signore. Potete sedere.
benedetto sei tu, Signore, per l'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Umili e pentiti accoglici, Signore, ti sia gradito il nostro sacrificio, che oggi si compie dinanzi a te. Lavami, Signore, da tutte le mie colpe. Purificami dai miei peccati. Pregate, fratelli e sorelle, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Lode e gloria del suo nome. Accogli, Signore, i doni e le preghiere che ti presentiamo per Luca e Alexandra, uniti nel vincolo santo. Questo mistero, che esprime la pienezza del tuo amore, custodisca per sempre il loro cammino, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu hai dato alla comunità coniugale la dolce legge dell'amore è il vincolo indissolubile della pace, perché l'unione casta e feconda degli sposi accresca il numero dei tuoi figli. Con disegno mirabile hai disposto che la nascita di nuove creature e la loro rinascita in Cristo e allieti l'umana famiglia, la loro rinascita in Cristo edifichi la tua Chiesa. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo insieme l'inno della tua gloria. Santo, santo, santo è il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. In ginocchio. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. La tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie per averci ammesso nella tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo,
lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Corrado e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei tuoi figli Luca ed Alexandra, che in Cristo hanno costituito una nuova famiglia, piccola Chiesa e sacramento del tuo amore, perché la grazia di questo giorno si estenda a tutta la loro vita. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Mettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire Padre nostro, sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nel secolo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Thank you.
Signore, per questo sacrificio di salvezza, accompagna con la tua provvidenza la nuova famiglia che hai istituito e fa che Luca e Alexandra, uniti nel vincolo santo e nutriti dell'unico pane e dell'unico calice, vivano concordi nel tuo amore. Per Cristo nostro Signore. Ora, mentre gli sposi e i testimoni rimangono all'impiedi, invito l'assemblea a sedere. Farò lettura degli articoli del Codice Civile riguardanti i diritti e i doveri del matrimonio, perché questo matrimonio ha i suoi effetti anche davanti alla società. Dopodiché firmeremo i due atti di matrimonio. Uno verrà conservato qui in parrocchia e l'altro invece verrà consegnato al comune perché appunto venga trascritto nei registri civili. Dunque, articolo 143. Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti ed assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo a contribuire ai bisogni della famiglia. Articolo 144. I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa. A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato. Articolo 147. Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità e dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, secondo anche quanto ci invita a fare anche l'articolo 315 bis che continuo a leggere. Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito ed assistito moralmente dai genitori nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti. Il figlio minore che abbia compiuto gli anni 12 o anche di età inferiore, ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano. Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze, al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa. Bene, letti questi articoli, adesso invito gli sposi a sedere qui all'altare per mettere nero su bianco, per firmare i registri. Thank you.
Dio, Eterno Padre, vi conservi uniti nel reciproco amore. La pace di Cristo abiti in voi e rimanga sempre nella vostra casa. Amen. Abbiate benedizione nei figli, conforto degli amici, vera pace con tutti. Siate nel mondo testimoni dell'amore di Dio perché i poveri e i sofferenti che avranno sperimentato la vostra carità vi accolgano grati un giorno nella casa del Padre. E su voi tutti che avete partecipato a questa liturgia nuziale scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nella Chiesa e nel mondo siate testimoni del dono della vita e dell'amore che avete celebrato. Andate in pace. E ancora auguroni a tutti voi, a voi due e anche alla famiglia. Bacetto, auguri. Posso baciare la sposa? Certo, sì, un attimo che bacio prima io. Vai, vai, ciao. Grazie. Okay.